Ciao, sono Fani e bentornati sul canale. Oggi andremo a installare un termostato Wi-Fi. Lo installeremo in questa parete in cartongesso, quindi passiamo proprio dall'installazione della scatoletta fino al completamento e impostazione del termostato. Ok, questo è il termostato che ho scelto. Adesso andiamo subito a vederlo come è fatto. Istruzioni, semplicissimo da montare. Questo è il termostato della BTCino e qui abbiamo la sua placchetta da installare, quindi con i collegamenti è semplicissima da mettere. Dobbiamo installarlo con una di queste, perché appunto, come dicevo, la installeremo sul cartongesso, quindi la scatoletta di queste ha tre moduli. Queste qui sono standard, si trovano in commercio, e questa qui andrà montata in questa posizione. Adesso andiamo prima di tutto a fare i buchi. I termostati vanno impostati a 1,60 m di altezza dal pavimento, quindi rispetterò le specifiche e lo imposterò a 1,60 m, 160 cm. Dopo che ho segnato la misura, mi prendo una bolla e mi traccio una bella riga dritta. 10 cm, non serve chissà che cosa, giusto per avere un'idea. Adesso andrò a installare la scatoletta. La scatoletta dietro ha le specifiche per come fare i fori. Praticamente in questo caso, ma penso che siano tutte più o meno uguali, abbiamo un interasse di 45 mm tra un foro e l'altro e servirà una fresa da diametro 68. Quindi adesso mi vado a segnare i due punti dove andrà la scatoletta. Mi segno un interasse di 45. Adesso mi sono segnato dove fare i fori con la fresa tazza. Adesso andrò ad utilizzare queste qua, sono delle frese della Wallcraft. Ci sono varie misure, quindi è perfetto per me, perché la più piccola è proprio la 68, che è quella che mi serve. Vi lascio il link in descrizione di questa, perché sono veramente comode, perché in un unico jig abbiamo un sacco di misure di fresa tazza. La scatoletta è in posizione, ma prima di fissarla bene dovrò andare a infilargli il cavo, giustamente, quindi gli metterò anche una corrugata, lo farò passare di qui e andrò a collegarmi alla linea di corrente. Nel mio caso, sono fortunato, c'è una presa lì sotto, mi attaccherò lì. Dopodiché andrò a collegarmi alla caldaia, ma questo lo vediamo più avanti. Quindi adesso faccio passare una corrugata e vado a infilargli il cavo. Ok, allora, con non poche difficoltà sono riuscito a passare una canalina. Qui c'ho già la mia scatoletta elettrica che avevo messo tempo fa. Adesso farò passare il cavo elettrico da qui. Dopo da qui andremo alla caldaia. Però utilizzo la canalina e faccio passare dentro il mio cavo. Ok, a questo punto ho installato due cavi, perché il termostato va a 220, quindi devo dargli l'alimentazione elettrica e devo collegarlo alla caldaia, quindi ho fatto passare due cavi. Li ho segnati, così almeno so quale uno e quale l'altro. Adesso vi faccio vedere la scatoletta sotto come ho fatto. Ok, qui ho appunto i due cavi che escono, uno l'ho tirato fuori direttamente da qua perché andrà alla caldaia, mentre la 220, la corrente, la prenderò da questa scatoletta perché c'è già la sua presa, quindi andrò a prenderla da lì direttamente. Adesso tiro il cavo fino alla caldaia, utilizzerò le canaline già esistenti perché guarda caso arrivano proprio lì perfette, quindi non devo far niente, e poi vediamo come collegarla alla caldaia. Faccio tutto questo prima di attaccare la corrente. Prima la corrente la attaccherò per ultima, quindi adesso tiro il cavo e arrivo fino alla caldaia. Thank you.
la situazione è questa: di solito, nella maggior parte dei casi, le caldaie hanno una copertura che si può rimuovere facilmente con due viti. Quindi andiamo a rimuovere la vite questa, che io ho già rimosso le viti, e ci troviamo questo. E anche in questo caso c'è uno schema di collegamento da seguire, quindi facilissimo. Se non trovate questo, comunque sul manuale della caldaia trovate i collegamenti da fare. Io adesso l'ho già ricollegata, comunque ve la faccio vedere lo stesso. Togliendo questo, appunto seguendo il manuale, qui indica di collegare i punti 40 e 41 il termostato, e così io ho fatto. Qui possiamo vedere che c'è collegata l'alimentazione della caldaia, mentre il mio termostato, che è questo cavo qua, è stato collegato ai pin 40 e 41. Adesso posso andare a tornare al termostato. Per chi non l'avesse mai vista, queste qui hanno una linguetta qui e una qui. Quando andiamo ad avvitare con queste due viti, questo si apre, viene intirato in qua e poi va ad agganciarsi. Ok, scusate, ma mi si è spento il microfono mentre registravo. Quindi dicevo, le linguette vanno ad agganciarsi al cartongesso, quindi fanno una bella presa, e una volta strette le viti, senza stringere troppo, la scatoletta rimane bella affrancata al cartongesso, diventa un tutt'uno. Quindi adesso io vado a effettuare i fori per far passare i cavi, dopodiché fisserò la scatoletta col cacciavite. Bene, non è necessario, come dicevo, stringere troppo, basta appena appena impostare la frizione del vostro avvitatore al minimo, e appena vedete che la scatoletta tira, la vite tira, potete fermarmi lì, non c'è bisogno di stringere troppo. Il collegamento del termostato è sostanzialmente molto semplice. Nella parte superiore possiamo vedere che c'è L e N, due lettere, a cui andrà collegata la nostra linea e il nostro neutro dell'impianto di casa, quindi la 220 va collegata lì. Mentre nella parte inferiore abbiamo NO, normally open, NC, normally closed, e C di closed. Qui va collegato i fili della caldaia. Controllate ancora una volta sul manuale e sul manuale del termostato come collegarli, perché questo termostato può funzionare anche con, ad esempio, riscaldamento a pavimento oppure climatizzatore invece che riscaldamento. Quindi controllate sul manuale le vostre esigenze e in base a quelle andate a collegare il vostro termostato. Quindi diciamo che la linea e il neutro standard vanno collegati nella parte superiore, mentre nella parte inferiore, per esempio nella mia caldaia, ho collegato il normally open e il closed, lasciando il normally closed libero, senza pin, come possiamo vedere dalle immagini. Una volta fissata con le vite in dotazione la centralina, diciamo, del termostato, possiamo applicare il display semplicemente ad incastro, quindi è veramente semplicissimo da montare. E possiamo collegare a questo punto la presa di corrente per controllare se tutto funziona e se si accende. Ok, una volta collegato il termostato alla caldaia, acceso, ci troviamo in questa situazione. Dopodiché collegarlo allo smartphone è veramente semplicissimo. Guardate sulla confezione, inquadrate il codice QR, vi fa scaricare un'app dedicata della Bitticino, e da lì basta seguire i passaggi e in 5 minuti si configura praticamente da solo. Oltretutto, questo termostato si può configurare anche con i nostri dispositivi, quindi ad esempio possiamo usare Siri o Alexa o Google Assistant per comandare il termostato dalle nostre app dedicate. Ad esempio, con l'iPhone basta l'app casa, si inquadra il QR sulla scatola del dispositivo e si configura semplicemente. In questo modo noi possiamo sia comandarlo con l'app oppure dare dei semplici comandi rapidi anche se non siamo in casa. Ad esempio, se io sono in giro
e so che stasera non torno a casa, ma i caloriferi si accendono, posso dire al termostato di non accendersi, posso dire Siri, spegni il termostato, oppure programma il termostato per accendersi domani, oppure entro nell'app dell'abiticino, faccio prima, e posso spegnerlo o regolare velocemente la temperatura. Oppure ad esempio se io adesso sono sul divano, ho freddo e so che il termostato mi segna 19,8 gradi, ma io ho freddo, posso richiamare il mio assistente vocale come Siri e dirgli alza la temperatura a 22 gradi. E lui mi alza la temperatura a 22 gradi e la caldaia si accende. E in questo momento la caldaia è partita, si vede la fiammella finché non raggiungerà i 22 gradi. Ok, adesso è puntata a 22 gradi. Se io invece voglio abbassarlo, posso venire anche da qua e fare così. E automaticamente il termostato stacca la caldaia e lo spegne. Con Siri ho visto che funziona, ma secondo me è più facile usare l'app. Con l'app che è più intuitiva si possono fare i programmi, possiamo fare dei programmi giornalieri, possiamo fare dei programmi settimanali, possiamo impostare accensione, spegnimento. Quindi è assolutamente consigliabile usare l'app. Io ho preso questo perché rispetto ad altri termostati comunque ho la possibilità di comandarlo anche da qui. Però comunque diciamo che il 99% funziona tramite app. Un optional sicuramente consigliato, ma che io al momento non ho installato, ma magari vedremo prossimamente in un video, sono le valvole termostatiche Wi-Fi. Quindi esistono appunto in commercio queste valvole da collegare al calorifero che comunicano col termostato e con l'app del termostato stesso. Quindi noi dall'app possiamo comandare ogni singolo termostato. Quindi posso decidere di impostare ca cucina, camera, soggiorno e regolare le temperature di ogni stanza, tutto dall'app. Questa è sicuramente una cosa in più. Io per il momento ho solo il termostato, quindi lo comando da qui, ma comunque dopo, appunto, con gli assistenti vocali è ancora più intuitivo da usare. Posso dire a Siri di alzare la temperatura del soggiorno a 22 gradi, oppure abbassare la temperatura delle camere a 17 gradi. Lo fa tutto in automatico o comunque anche con l'app. Bene, il video è terminato, io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e a cliccare mi piace e a scrivermi nei commenti cosa ne pensate di questo video e se anche voi avete un termostato wifi, se avete qualche altra marca da suggerire, scrivetemi pure qualsiasi cosa qua sotto nei commenti. Io in descrizione vi lascio il link a questo termostato e alle eventuali valvole termostatiche. Vi invito anche a seguirmi sui miei canali social come Instagram e Facebook e sul mio nuovo canale Telegram dove pubblico giornalmente offerte vere di Amazon e di Banggood, tra cui ho pubblicato anche l'offerta di questo termostato che ho pagato molto meno rispetto al suo prezzo originale, quindi seguitemi anche lì se volete fare buoni affari. Bene, io non ho altro da dire, ci vediamo al prossimo video.